Saint Germain a Roma. Salve, sono Fernando Candioto e mi trovo all'inizio di Via del Corso, questa strada storica della città di Roma, l'antica Via Lata, che collega Piazza Venezia, alle mie spalle, a Piazza del Popolo. Monsignor Lidditer, il famoso discepolo del maestro Kuthumi, afferma che all'inizio del XX secolo trovò il maestro Saint Germain camminando lungo la Via del Corso, vestito come un cavaliere italiano dell'epoca. In uno dei suoi libri, Monsignor Lidditer scrive: «Ho avuto il privilegio di incontrare fisicamente il maestro conosciuto come Conte di Saint Germain, chiamato a volte Principe Racoxi. L'ho incontrato in circostanze del tutto ordinarie, senza nessun appuntamento, come per caso, camminando lungo il corso a Roma, vestito proprio come un qualsiasi gentiluomo italiano. Mi ha condotto nei giardini del Pincio e siamo stati seduti a parlare per un'oretta sul lavoro dei gruppi spirituali. O forse, per meglio dire, lui parlava e io ascoltavo, anche se quando mi rivolgeva delle domande rispondevo. Il maestro Saint Germain è il direttore del settimo raggio violetto della libertà, il perdono, la trasmutazione, oltre ad essere l'avatar della nuova era dell'acquario, che ebbe inizio il 1 maggio 1954. Per questo motivo, ogni 1 maggio gli studenti di metafisica e gli studenti dell'insegnamento dell'era dell'acquario celebriamo il giorno del maestro Saint Germain. Nei prossimi video continueremo a parlare sul maestro Saint Germain. Se desiderate maggiori informazioni potete ottenerle nel libro Sette Raggi di Rubén Cedeño. Alla prossima!